fatte dal popolo italiano. Ho fatto un sondaggio dove chiedevo quale dei due discorsi in Senato era piaciuto di più, se quello di Conte e di Salvini, e avete partecipato in più di 400.000 persone. Che è tipo due volte la popolazione di Bologna. Ed è un ottimo sondaggio Istat. E infatti tagga Istat. Dopo vorrei pubblicare allo scadere delle 24 ore il risultato proprio con i numeri. E mi piacerebbe portare avanti un po' di sano dialogo rispetto a quello che sta accadendo in questo momento. Oggi ho visto un... Porno. Non un porno, dai, ma sto dicendo cose serie. Dicevo, oggi ho visto sul canale di Wesa Channel, che è un amico di Luis che mi ha consigliato, un'ottima riflessione rispetto a quello che sta succedendo. E comunque ragazzi, se volete leggere un libro pazzesco, vi consiglio il libro di Nassim Nicholas Taleb, Il Cigno Nero. È stato, il Times ha detto che è uno dei libri che ha cambiato il mondo, quindi non lo dico io, leggetelo, è figo. Dammi 5. Sì. Grazie mille. Le palle, no. Con la zia. Guarda, è arrivato il tuo pollo. Arrivo. Madonna, ma quanti siamo? This place is amazing. Ma quanti siamo, ma è mio? Vediamo la pasta. Oh my god, you're such a cutie. Ciao. Oh my god. You're such a cutie. His first word, do you think it'll be ciao? Wow, this place. Leo, vieni qua. Gennaro, vieni qua, Gennaro. This place is so awesome. Dai la mano a tuo padre. Dai la mano a tuo padre. No, amore. Dammi la mano, perché sennò cade. Scusa. Tienilo, amore. Wow. Ma come ti fanno le foto? Piccolo rocker. Madonna. Altro quesito per voi, siete più per tornare alle elezioni o per un ipotetico governo tecnico, visto che non è ancora stata fatta la manovra economica e se la facciamo in ritardo sono uccelli per diabetici, come direbbe Lino Banfi?